C'è nessuno qui? Oh, sembra un nessuno, puttero. Che portate le solite cipolle? Viveri, mario gli italiani, quelli si sa che mangiano. Tutta l'altra roba ce l'ho sul Picasso, dove la scarico? Questo non sa mai niente. Ma a proposito, la tua mamma ti è sposa? Sì, è 4. Se eri tu era meglio, ma... Ma che va... Chiama il nonno, ragazzo, guarda, tu sei troppo birbante. Tu troppo vecchio per la mia mamma. Allora, quell'altro Hidalgo è il fiore di gioventù? Io ho altre mire. Chiama il nonno, va. Aspetta, aspetta. Forza questa mela da signora dottoressa, non te la mangiare. Nonno, te vuole il puzzero! E che bello. Pietro, che portate la roba? Sì, frutta, verdura, maiale, quarto di bue, vino, eccetera, 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 tutto sul pick up. Sì, sì, questa guarda, è una roba privata, fresca, eh. Così mi dà fastidio. E qui la mettiamo dopo la mano, ci pensa di... Chi c'è la quenta? Ah, è già la quenta, e tu c'è da fare sempre con la quenta. La quenta, ti lascia in conto tutti i soldi, te! E io volevo comprare un po' di roba, mica tutta la bottega! Oh! E buco il che ci pensa la mia moglie! Ecca, ecca la tua moglie! Oh, ecco la tele! Ma guardami lei! Ma! Allora, puttero! Allora, puttero! I conti li fa il mio socio, se non Hidalgo, E tutti sanno che tu andrebbe per quel gran signore. Oh puttero, sta attenti, sta attenti bene che sì. Due anni fa, quando la mia fiola Benedetta ha avuto quell'incidente sul lago, era tu la tua barca, sta attenti, che io mi sono scordato, Ancora, ancora questa storia, e basta. Allora Pietro, ma ha ragione, tanto si sa come ti ha finito. Per fortuna la Benedetta si è salvata, e il peggio compito ma il suo ragazzo, Ita. Maledetta notte, maledetto lago! Che la mia Benedetta da Melè ha cominciato da materia, ha cominciato da... Già, da un altro allo più che il porfrego, che il porfelico, e né vivo e né morto l'hanno altroato! Però mi chiese qualcosa che non mi quadra, mamma. Andiamo, Pietro, la vita continua. Dai, su. La tele c'ha la quenta. E io vorrei quei discorsi. Sì, tu vuoi riscuote? Ma vedi che cassaforte ha oggi. E c'è un pasta, riesci? E c'è un posto, riesci? Che si legge ma che si scrive, eh? Sento Pietro, se voglio, oh! Dai! Basta! Dai! Quell'altro do. Vediamo come la roba, vediamo la roba, perché quell'altra volta... Visto perché... Buon anniversario, Grazie, Muzzo, grazie! Vista. Grazie! Ma vito, io sto male! Sta calma! Dottoressa, buona! Sta male? Perché l'Hidalgo... Fai il figlio con la mia mamma! Niente, solo un po' di emozioni. Portatela un po' fuori. So, portatela, faccia anche tu. Portatela da là un minuto. Va bene. Dica, dottoressa. Per Benedetta? Sì. Mi sono consigliata con i luminari dell'Università di Friburgo. Mi qui? Ho creato un farmaco esclusivamente per Benedetta. Ah. È in via sperimentale. Ma io sono sicura che farà miracoli. Dottoressa, i miracoli li fa il Signore, li fa di solito, ma sentite voi. Lo dice la scienza. Questo farmaco contiene eftedrina, che è la sostanza venuta a meno nell'organismo di Benedetta in seguito all'incidente e al trauma dell'incidente. Agisce sull'umore, stimola i neuroni e ricrea la positività. Io direi
pastiglia ogni ora. Poi vedremo. Va bene. Grazie, dottoressa. Dottoressa, grazie anche per aver messo a disposizione la vostra casa per i miei ospiti italiani. Grazie tante. Di pure. Tu segui scrupolosamente la cura che ti ho dato, mi raccomando. Va bene, va bene. E di al futuro genero di avere un po' più di tatto con la figlia. Per lei è un trauma che il padre vuole risposarsi, lo deve capire. Ah, dottoressa, troppe cose da capire, quello ancora. comunque, grazie. Scusami, ma tu pensi al Mario che parte? No, dunque, è che dottoressa, l'ho messo davanti alla stanza di Benedetta perché... Perché dottoressa, ascolti, io non voglio che i miei parenti italiani vedano Benedetta in quelle condizioni. Io mi vergogno, dottoressa. Capisco, va benissimo. Tu fai come ti ho detto e vedrai che Benedetta tornerà ad essere la ragazza di prima. Va bene, grazie dottoressa, prego, grazie. Prego, adesso mettimi qui, intanto chiudo la mia medicina. Grazie, signora. Vuole mirarmi barca, signora? Hombre, sei un barcarolo anche tu? Oh, io tengo una barca más grande. Mira, mira. Está là en la playa. Doppia tracción. 500 HP. Mira, toda cromata. ¿Vamos a la playa? ¡Vamos a la playa! Io avevo portato i viveri per la festa. Ma signor Buttolo, bene. Oggi è una giornata importante. Sì, signore. Ora che siamo soli, devo confessare una cosa. Ho sempre avuto un debole per la scienza, io. Ah sì? Sì. Ti piace la scienza? Moltissimo. Bene. Andiamo a studiare. Oh, grazie per la mia. Oh, ma sicuro che sì.